Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come ho fatto questo semplice angioletto per chi lo volesse fare per Natale. So che siamo già in ritardo, però vi assicuro che è molto veloce. E questo diciamo che l'ho fatto con alcuni materiali di riciclo, per esempio. Questo che è il calice di plastica che li trovate anche dai cinesi. Io ne avevo in casa senza il suo piede e quindi ho pensato di fare questo angioletto così. Poi vi serve per fare questo un pezzo di stoffa. Io ho usato questi nastri qua, che si trovano dai cinesi, e ce ne vuole circa 22 centimetri ed è alto 11. Poi voi potete farlo come larghezza e lunghezza come più vi piace, però se lo fate con questo bicchiere qua, vi conviene prendere un 11, massimo 12 centimetri. Poi ci serve un po' di pesso, delle faccine. Allora, io me le sono fatte da sola. Queste sono le faccine che ho fatto con la pasta di mais, le ho colorate e gli ho fatto gli occhi e la bocca. Però queste sono un po' grandi, quindi ho fatto per fare questo tipo di faccina qua, sempre con la pasta di mais, e ho deciso questo di fargli solo gli occhi. Poi dopo vi faccio vedere anche come inserirlo. Io ho messo un fil di ferro, che è precisamente questo. Poi ci serve anche del filo color oro o color rame. In questo qui, per esempio, vedete, serve per fare la coroncina. Io qui l'ho messo color rame, ma non è importante il colore, come più vi piace. Poi ci serve una campanellina che io l'ho messa dentro, vedete, con un gancino di questo per attaccare poi la nostra campanellina. Poi ci servono delle pinze. Io ho usato questa lana per fare i capelli e ce ne servono quattro. Io adesso ne ho tre qui, poi vi faccio vedere come ho fatto fare questi. E poi che altro? Forbici, colla a caldo. Questo, io ho un accendino per bruciare i bordi di questo, altrimenti si sfila. Può essere che ci serve anche questa colla qua. E poi altro. Non mi sembra altro. Bene, iniziamo. Ah, questo per fare la nostra coroncina con il pezzettino di ferro. Io questo qui l'ho preso, è un wire, l'ho preso circa 11 centimetri, poi vedete come volete farlo grande. Bene, ora iniziamo a fare il nostro angioletto. Prendiamo prima di tutto la nostra campana, il nostro nastro. Come ho detto, bruciamo gli angoli per far sì che non si sfila. Poi io l'ho arricciato con la colla a caldo, ma voi potete arricciarlo anche con l'ago. Allora, io me lo vado a arricciare direttamente
sul nostro sulla nostra campana. Ecco qua, abbiamo fatto già il nostro vestitino. Ora, siccome ne abbiamo un po' in più, vedete qui, lo rivoltiamo in questa maniera per tenere più fermo. Quindi, sempre con la colla a caldo e metto dentro il pezzo che mi esce in questa maniera, vedete? Ecco qua. Ecco qua, vedete? Così lo troviamo più pulito il lavoro e il vestitino non si muove. Ora mettiamo il pezzetto attorno, sempre con la colla. Ed ecco qui col nostro pezzo. Ora dobbiamo mettere la nostra testina. Io ne ho fatte diverse, quindi più o meno grandi. Prendo questa che forse è un pochettino più grande. Come faccio a inserire? Allora, prendo il mio angioletto e la mia testina dove avevo messo un fil di ferro. Con l'accendino vado a riscaldare il ferro lo inserisco nella nostra campana. In questo modo, vedete? Ora per fissare gli do un po' di colla a caldo. In questo modo. E ne vado a mettere anche un po' dentro, in fondo là. Di colla a caldo. Ok. Ora, mentre si asciuga, vi faccio vedere come fare questi capelli. Questo filo qua. Prendo, diciamo, faccio dei pezzi circa così lunghi. E lo faccio 10 volte, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Taglio un filo e lo lego in questa maniera. Così. E così prendo le forbici e taglio in questa maniera.
E così ho fatto 4 di questi. Ora prendiamo l'angioletto. Prima di tutto, prima di attaccare i capelli, dobbiamo fare il nostro giro. Tanto lo taglio perché questo mi sembra più lungo. Ecco. E facciamo il giro, il cappetto per mettere campanellina. Ecco qua, vedete? Abbiamo fatto il cappetto, non so se si riesce a vedere. Ok. Fatto questo, iniziamo a mettere i capelli. Prima mettiamo le tre parti più lunghe. Vedete come avete tagliato e iniziamo a dar la colla e attaccare in questa maniera. E ci dobbiamo trovare in questa posizione qua. Ora prendiamo il nostro ferretto, facciamo la nostra areola. Ecco qua. In questa maniera, vedete? E facciamo sempre con un punteruolo, con il calore, con l'accendino diamo calore al punteruolo e facciamo un buco qua, dove sarà inserita nostra areola in questa maniera qua, vedete? Ora dobbiamo coprire con gli altri capelli in questa maniera qua e dopo ci aggiustiamo i nostri capelli, quindi diamo anche qua la colla a caldo. Inseriamo i nostri capelli. Ecco qua. Ora li portiamo alcuni dietro. Pareggiamo tutti. Ed ecco qua il nostro angioletto finito. Ora mettiamo la nostra campanellina. Ed ecco qua il nostro angioletto terminato. Vedete, i nostri angioletti sono finiti. Io questi li chiamo le campanelline. Vedete? Bene,
Spero di essere stata utile con questo video. Vedete che è molto semplice ed è veloce. Quando vi siete già preparati tutte le faccine, io ho messo queste che ho fatto in pasta di mais, ma voi potete mettere anche in legno. Comunque non grandi, perché altrimenti dopo verrebbe con la testona. E gli disegnate gli occhi, gli occhietti, ed è fatto tutto. Ok? Bene, se vi è piaciuto il video mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale e ciao al prossimo video. Buon Natale a tutti!